Sara Affifela avrebbe preso in giro tutti, l'opinionista, Gianni Sperti, si scaglia contro la ragazza. Sara Affifela continua a rimanere sul pezzo di molti articoli di gossip. La ragazza, conosciuta per la sua prima esperienza televisiva vissuta a Temptation Island assieme all'ex fidanzato Nicola Panico, e successivamente per aver ricoperto il ruolo di tronista, avrebbe preso in giro tutti, pubblico e redazione compresa. L'ex fidanzata di Luigi Mastroianni, se si può attribuire l'interpretazione di coppia a ciò che li ha visti uniti per qualche giorno, ha recentemente ufficializzato il nuovo fidanzamento con Vittorio Parigini, calciatore del Torino. In merito alla storia d'amore con lo sportivo, del tutto inaspettata, sono state molte le critiche ricevute dai telespettatori e dagli stessi autori del People Show ideato da Maria De Filippi, per quale ragione? L'ex tronista, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, avrebbe cominciato la frequentazione con l'attuale compagno durante il fidanzamento con l'ex corteggiatore, Luigi. A riguardo non sono mancate le parole dell'opinionista Gianni Sperti che, come sappiamo, non ha peli sulla lingua, l'uomo ha dedicato un post, in forma anonima, alla Fela sottolineando come alcune menzogne sono più imbarazzanti a sentirle che a raccontarle, scopriamo tutti i dettagli. Uomini e donne gossip, Gianni Sperti arrabbiato con Sara Affifela. Esistono alcune menzogne così vergognose di cui si prova maggiore disagio più a sentirle che, invece, a raccontarle, ha scritto Gianni sul proprio profilo Instagram. Il post in questione è chiaramente rivolto all'ex tronista la quale è stata, inoltre, criticata indirettamente anche dall'autrice televisiva del programma, Raffaella Mennoia. Dunque, per la Fela la situazione sembrerebbe essersi ribaltata completamente a suo sfavore. Dopo aver concluso un percorso apparentemente coerente e limpido, l'ex fidanzata di Panico, in realtà, si ritrova oggi a dover far fronte ad una verità che pare essere stata nascosta per troppo tempo. Al momento Sara reagisce con un silenzio, per quale ragione? La Fela tornerà in studio per spiegare la realtà dei fatti accaduti a seguito della fine del proprio percorso sul trono? Intanto, ignara di tutto questo, la De Filippi ha deciso di offrire la poltrona rossa a Luigi Mastroianni che, giunti a questo punto, sembrerebbe essersi meritato una seconda opportunità. Per conoscere i nuovi sviluppi vi invitiamo a rimanere aggiornati con le nostre notizie.